Buonasera, buonasera dalla TG2000, edizione delle 20:30. Ben trovati. In apertura, il terremoto che ha colpito il confine tra Iran e Iraq è salito a 407, il bilancio che è ancora provvisorio delle vittime. La maggior parte in territorio iraniano. Oltre 200 persone sono intrappolate in un complesso residenziale e si continua a scavare. Papa Francesco ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime. Dall'Italia 12 tonnellate di aiuti. La cronaca di Federico Plotti. Oltre 400 morti, centinaia e centinaia di feriti, ma il bilancio, come sempre in questi casi, è assolutamente provvisorio. Nelle città colpite dal terremoto lungo il confine orientale tra l'Iraq e l'Iran si scava ancora tra le macerie e nessuno per il momento conosce il numero esatto dei dispersi. C'è chi parla di decine di migliaia, presagendo un bilancio finale catastrofico per vittime e danni. Centinaia di villaggi e alcune città sono ancora isolate, manca la corrente elettrica, la telefonia cellulare è andata in tilt, impossibile comunicare, impossibile anche chiamare i soccorsi. Secondo l'Istituto Geologico Americano, il sisma di magnitudo 7.3 della scala Richter, a cui hanno fatto seguito più di 130 scosse, alcune delle quali superiori ai 6 gradi, si è verificato alle 20:18 di ieri, ora italiana, a una profondità di 25 chilometri, non distante dalla città di Halabia, in una zona montuosa e poco abitata della provincia irachena di Sulaimania. Nel canale All News curdo, Rudau TV di Erbil erano in diretta quando è arrivata improvvisa la scossa. Il terremoto fortissimo è stato avvertito anche in Kuwait, negli Emirati Arabi e in Turchia. Per il momento, in termini di vittime e di danni, le zone maggiormente colpite sembrano essere quelle sul versante iraniano. Da Qasr e Shirin, nella provincia di Kermanshan, proprio alla frontiera con l'Iraq, fino ad Azgaleh, a circa 40 km a nord-ovest, la situazione è difficilissima, anche per chi è sopravvissuto. La notte la temperatura scende sotto lo zero ed è questo il momento più difficile per decine di migliaia di persone rimaste senza casa. Si è concluso a Palazzo Chigi il vertice sulle pensioni. Si va verso l'intesa con i sindacati. Il governo ha proposto un intervento in 7 punti, ma l'aggancio dell'età pensionabile con l'aspettativa di vita non si tocca. È un pilastro del sistema, ha spiegato il ministro Poletti. Sentiamo Leonardo Possati. Una proposta in 7 punti per portare a casa la riforma pensionistica. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, secondo fonti vicine all'esecutivo, ha proposto ai leader sindacali un intervento sulla previdenza per un costo complessivo di 300 milioni. Un intervento che verrà ridiscusso e riscritto sabato mattina per la messa a punto di un testo dettagliato che riguarderà l'esenzione dall'aumento dell'età pensionabile a 67 anni dal 2019 per i lavoratori gravosi, tra i quali rientreranno 15 categorie, ma il bacino potrebbe essere ulteriormente allargato. Oltre che le 15 categorie identificate, una commissione tecnica, di cui anche noi faremo parte, dati alla mano, potrà identificare ulteriori categorie. Si allargano poi le maglie del governo per chi chiede la pensione anticipata. Stando ai nuovi indirizzi del Ministero del Lavoro, potrebbero essere accettate circa 26.500 domande per l'APE sociale e 20.000 per i lavoratori precoci. Tra le proposte anche il sostegno alla previdenza integrativa dei lavoratori pubblici. Il governo Gentiloni è disponibile a sondare ulteriori possibilità correttive, salvaguardando poi il pilastro del collegamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita. La convinzione del governo che il collegamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita è un pilastro dell'impianto del sistema previdenziale del nostro Paese e quindi questo principio è un principio che va salvaguardato. L'uscita autonoma da scuola per i minori di 14 anni, primo passo verso la soluzione bipartisan. Semaforo verde all'emendamento PD su cui convergono le forze politiche per consentire l'uscita dai locali scolastici per i minori non accompagnati nelle scuole secondarie di primo grado, con una autorizzazione che esonera il personale da ogni responsabilità. E a proposito di scuola, dal 16 gennaio al 6 febbraio si potranno preiscrivere i figli alle prime elementari, medie e superiori. Dal sito internet del Ministero dell'Istruzione dal 9 gennaio ci si potrà registrare al sito per chi non lo abbia mai fatto.
Ed ora la cronaca, perizia sul corpo di Serena Mollicone, la 18enne di Arce, in provincia di Frosinone, è morta dopo un colpo alla testa per essere stata soffocata e nuove inquietanti ombre si addensano sulle cause della sua morte. Secondo il medico legale, una ferita sarebbe compatibile anche con l'urto trovato su una porta sequestrata in un alloggio della caserma dei carabinieri di Arce. 11 gli indagati, come ci racconta Luigi Ferraiuolo. Uccisa non per sbaglio ma con determinazione, l'aguzzino o gli aguzzini di Serena Mollicone, quando hanno compreso che la ragazza, nonostante le botte e l'impatto violento contro la porta della caserma di Arce, fosse ancora viva, l'hanno soffocata mettendole un sacchetto di plastica sulla testa. Sono pagine sconvolgenti quelle firmate da Cristina Cattaneo, la consulente della procura di Cassino, la stessa del caso Gambirasio. La Cattaneo ha redatto una perizia sulla morte di Serena, la 18enne di Arce, nel Frusinate, scomparsa il 1 giugno 2001, e ritrovata senza vita, legata e imbavagliata, dopo due giorni, in un boschetto di Fonte Cupa da Nitrella, località a pochi chilometri da Arce, oggi Fonte Serena, in onore della ragazza. Una vicenda con depistaggi, reticenze, omertà, ritornata ad attualità grazie al giornale online Frosinone Today, che ha pubblicato sabato scorso ampi stralci della perizia. Un'inchiesta che ha visto l'arresto di un carrozziere, poi prosciolto, il suicidio di un carabiniere, Santino Tuzzi, della stessa stazione di Arce, che dichiarò di aver visto la ragazza entrare nella caserma. Insomma, le indagini stanno accelerando, tanto che il padre Guglielmo dice: stanno facendo quello che avevo chiesto 16 anni fa. Ovviamente da sola la compatibilità della testata con la deformazione della porta non basterà in un processo. Invece potrebbero essere decisivi un esame del DNA a ben 60 abitanti di Arce e le dichiarazioni di un testimone oculare, finora sconosciuto, residente all'estero. Per la morte di Serena Mollicone sono indagati da 6 anni per omicidio volontario e occultamento di cadavere l'ex comandante dei carabinieri di Arce Franco Mottola, il figlio e la moglie, che continuano a dichiararsi estranei alla vicenda. L'ipotesi, secondo il padre di Serena, è che la ragazza avesse stretto una relazione indesiderata con il figlio del maresciallo, ma da qui a uccidere una persona. Gli esteri, sale la tensione in Medio Oriente, lo Stato di Israele ha elevato ulteriormente il già alto stato di allerta lungo il confine con la striscia di Gaza. Il timore è che sia imminente un attacco jihadista come vendetta dopo la distruzione 2 settimane fa di un suo tunnel militare scavato da Gaza fin dentro Israele. Nella deflagrazione del tunnel erano rimasti uccisi 14 miliziani e soccorritori palestinesi. E tensione anche in Libano, dopo le strane dimissioni del Premier lo scorso 4 novembre, mentre si fronteggiano Arabia Saudita e Iran, intanto a Riyadh è arrivato il patriarca dei cristiani maroniti, il cardinale Boutros Rai. Dalla sua presenza in molti si aspettano una svolta diplomatica, come ci spiega Marco Burini. Ieri erano in migliaia a correre la maratona di Beirut e molti ne hanno approfittato per invocare il ritorno di Saad Hariri. In effetti il premier dimissionario sembra che stia per tornare, ma i conti ancora non tornano in una vicenda molto complicata, come sempre in Medio Oriente. Il premier libanese si è dimesso il 4 novembre mentre era a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita. Strano ma non assurdo se si pensa che Hariri è capo del partito sunnita Il Futuro, come sunnita la maggiore corrente dell'Islam, e la famiglia reale saudita. Ma in Libano c'è un forte partito sciita, Hezbollah, che naturalmente fa capo all'Iran. E così Arabia Saudita e Iran continuano a fronteggiarsi minacciosamente. Insieme più di Yemen, Iraq e Qatar, il Libano è teatro di una crisi regionale che si intorbida ogni giorno di più. Crisi in cui questioni religiose ed etniche si mescolano con interessi politici ed economici più o meno espliciti. Per la sua storia, il Libano è da sempre un crocevia di culture e religioni, tanto che l'ordinamento politico è fondato su un patto nazionale. Il primo ministro è sunnita, il capo del parlamento sciita e il presidente della Repubblica Cristiano Maronita. Già, perché in Libano c'è un'importante comunità cristiana sempre molto attiva politicamente. Il patriarca maronita Rai è appena arrivato a Riyadh. Così come sempre attivo è Israele, che gioca di sponda con l'Arabia Saudita per tenere a bada il governo di Teheran. Non è chiaro invece cosa intendono fare gli Stati Uniti. E l'Europa? Oggi pomeriggio Hariri ha ricevuto a Riyadh il capo della delegazione della UE in Arabia Saudita, Michele Cervone d'Urso, e gli ambasciatori di Germania e Gran Bretagna. E voltiamo pagina. Una eccellenza italiana, il tartufo bianco d'Alba, che genera un fatturato da 400 milioni di euro. Quest'anno però il raccolto non è andato troppo bene. Troppa siccità, dicono gli esperti, e il prezzo è salito alle stelle. Per Luigi Vito.
Avete capito bene, 75.000 euro. A tanto è stato battuto il pregiatissimo lotto di 3 tartufi bianchi gemelli da 850 grammi, appannaggio di un finanziere di Hong Kong. L'asta benefica al Castello di Grinzane, giunta alla 18ª edizione, ha dimostrato ancora una volta il prestigio che circonda le eccellenze italiane, in primis quelle agroalimentari, come il tartufo bianco di Alba. Una prelibatezza che però sta venendo messa in pericolo dai cambiamenti climatici, in particolare dai lunghi periodi estivi così scarsi di precipitazioni. Più che guadagno è una passione, diciamo, perché purtroppo anche negli ultimi anni facciamo fatica addirittura a pagarci le spese del cane, il veterinario, cosa costa mantenere i cani, perché arriviamo da due annate molto siccitose, quindi stiamo proprio non abbiamo avuto dei forti guadagni. Logico che nelle annate buone devi fare una media, ma diciamo che hai anche dei buoni profitti. Le piogge dell'ultimo periodo hanno consentito di estrarre dal terreno piemontese esemplari più belli e rotondi che hanno fatto mostra di sé alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Ad esaminare i rinomati tuberi, venduti al pubblico anche 680 euro letto, numerosi visitatori stranieri. Il prezzo è giusto, dice Frank, che viene da Monaco. So che è un bene costoso, ma in Germania se ne trovano di più cari e in genere di qualità peggiore. Ecco, insomma, per l'Italia un altro motivo per combattere contro il surriscaldamento globale. Tutelare la produzione di questi frutti della terra, capaci di dare fame e prosperità a un angolo del nostro paese. Il viaggio di Papa Francesco in Cile e Perù dal 15 al 22 gennaio 2018, la sala stampa della Santa Sede ha pubblicato questa sera il programma ufficiale. Tra gli appuntamenti più importanti a Santiago, la visita al centro penitenziario femminino e giovedì 18 novembre, quando il Papa si recherà a Iquique, città a lungo contesa tra Cile e Bolivia, teatro nel Novecento di scontri sociali. Il giorno dopo, in Perù, Papa Francesco incontrerà i popoli dell'Amazzonia a Porto Maldonado. Ed ora in Vaticano per l'omelia mattutina del Papa a Casa Santa Marta. Gli scandali feriscono e uccidono illusioni e speranze, ha sottolineato Papa Francesco, invitando tutti a scoprire quali sono le nostre incoerenze di vita che causano scandalo. Sentiamo Francesco Durante. È inevitabile che ci siano degli scandali, ma guai a coloro a causa del quale vengono. Papa Francesco riporta le parole di Gesù, commentando il Vangelo del giorno, nell'omelia della Messa a Santa Marta, e avverte: state attenti a non scandalizzare, perché lo scandalo ferisce la debolezza del popolo di Dio e uccide speranze, famiglie e tanti cuori. Bergoglio invita tutti a fare un esame di coscienza. Io scandalizzo oppure no? E in che modo? Tra gli scandali cita quello dei cristiani incoerenti, che danno un cattivo esempio. L'incoerenza dei cristiani è una delle armi più facili che ha il diavolo per indebolire il popolo di Dio e per allontanare il popolo di Dio dal Signore. Dire una cosa e fare un'altra. E ancora danno scandalo gli imprenditori cristiani che non pagano il giusto, come pure quegli ecclesiastici carrieristi, i pastori attaccati al denaro, quelli prepotenti ed arroganti. Quando il pastore è un attaccato ai soldi, scandalizza. O il pastore che cerca di andare su, la vanità lo porta a arrampicarsi, invece di essere mite, umile. O il pastore che si sente signore e comanda tutti, orgoglioso, e non il pastore servitore del popolo di Dio. È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio a TGTG con Donatello Vaccarelli, buona serata a tutti.